mai fuori dai giochi qualificazione, Weston Racing Fondi in campo per onorare l'ultimo turno del girone B. Weston con 3 punti nel carniere, Racing Fondi ancora fermo al palo. Gli americani che hanno battuto la Lodigiani, per la squadra di Risoldi la voglia di chiudere in bellezza questo torneo. Inizia ora Weston Racing Fondi, primo possesso per gli americani. Salta secco Gentile, Pierantozzi, duello con Amata, Pierantozzi converge il destro chiuso da Capitan Magni, poi la respinta sul tiro di Quartas. Ancora Pierantozzi, limite dell'area, decentrato sul versante sinistro, entra Pierantozzi il mancino, poi la deviazione di Magni. Bravo Neroni a non farsi ingannare da questa deviazione del proprio capitano. Simeone, il destro dalla lunga distanza, che gol Simeone dopo il pallonetto di ieri, un gol dai 30 metri sotto l'incrocio dei pali, che grandissimo gol quello di Simeone. Pallone in verticale per Allen, sfugge alle maglie della difesa della Racing Fondi, Allen a tu per tu con Neroni, pallone alto sopra la traversa, che chance per il Weston Racing che rimane in vantaggio. Pierantozzi per Quartas, in aria c'è soltanto Perez, pallone arretrato, ci arriva Perez, la finta, il tiro con il destro, ancora Neroni, poi Quartas con Allen, si ostacolano, chiude in corner Gentili. Quartas con il destro, gol come contro la Roma per il numero 9 del Weston. 26esimo del primo tempo, la gara torna in parità a Simeone, risponde Quartas, secondo centro al Memorial Varani. Se la allunga Perez, c'è Gentile che si appoggia su Neroni. Neroni calcia frettolosamente, Quartas ne salta due, Quartas in area di rigore, il numero 9, pallone tra le gambe di Neroni, il raddoppio del Weston ancora con Quartas. Inizia ora il secondo tempo, possesso palla per la Racing Fondi, chiamata a recuperare il gol di svantaggio, 2-1 per il Weston. La corsa di Amaya, Varano su di lui, resiste Amaya, rientra sul sinistro Amaya, il pallone deviato e finisce in rete. Il gol di Amaya, 3-1 per il Weston. Allen, battuta sul primo palo, Natoli ottiene un calcio di rigore, è stato trattenuto il numero 10, possibilità per portarsi sul 4-1 per il Weston. Sul dischetto Perez, la rincorsa, il mancino deviato col piede ma entra ugualmente, 4-1 Weston, ha segnato Perez al 24esimo del secondo tempo per Parlapiano. Non c'è però più tempo, finisce qui la gara tra Racing Fondi e Weston con gli americani che si congedano dal terzo Memorial Cristina Varani con 2 vittorie consecutive, chiudendo il proprio cammino con 6 punti.